Ciao e benvenuta in questo video. Io sono Sara e sono una fashion stylist e una consulente d'immagine. Torno oggi con un video dedicato all'analisi di una delle icone del mondo della moda più famose o comunque una delle icone che ha avuto un impatto soprattutto negli anni precedenti, verso il 2014-2016-17, notevole, molto molto forte, che nonostante oggi si veda di meno alle varie sfilate nello street style, credo che comunque il suo stile rimanga unico e una buonissima fonte di ispirazione. Parliamo di Miroslava o Miroslava Duma, che ad oggi è una delle più grandi imprenditrici, scrittrice, editrice nel mondo della moda. Non solo. In pochissimi anni, infatti, Mira, così come lei stessa si fa chiamare, si afferma come importantissima icona nel mondo della moda, voluta dai più grandi stilisti, sempre presente nelle prime file di qualsiasi sfilata. È decisamente famosa per la sua bellezza minuta e la creatività dei suoi outfit. Quindi oggi parliamo di una icona petite, cercheremo di imparare da lei qualche trucco per far sembrare la figura più alta e più slanciata. Lei sicuramente ci riesce davvero molto bene. La sua carriera è iniziata come quella di quasi tutti i blogger, ovvero postando foto dei suoi outfit sui vari social network dell'epoca, quindi parliamo tipo di 10 anni fa. La svolta si profila quando viene scelta come Special Projects Editor di Harper's Bazaar, quindi entra proprio, diciamo, dalla porta principale e da lì in poi, oltre a scrivere proprio per Harper's Bazaar, scriverà anche da freelance per numerose importantissime riviste come ad esempio Vogue, Tatler, Forbes, Glamour Russia. Miroslava ad oggi è un'importante imprenditrice e investitrice. Icona dello streetwear, il suo stile è sfarzoso e sofisticato. L'opulenza tipicamente sovietica si mixa allo charme siberiano. Lei è proprio un mix un po' di tutto, sia nella sua provenienza sia anche nei suoi outfit. Potremmo dire che il suo stile si costituisce da un appeal eclettico che passa un po' dal glam rock al bon ton, con un mood che in certi casi può risultare decisamente eccentrico, in altri casi direi che molti outfit sono facilmente riproducibili anche con capi low cost. E sicuramente ciò che fa Miroslava e di cui non ha paura assolutamente è quello di giocare con la moda. Quindi mixare molto le stampe, i colori, non aver paura, insomma, di sbagliare. Ma nel suo stile, come dicevamo, non mancano elementi molto bon ton, come possono essere gonne maxi, camicette con fiocchi, tinte più neutre, più ladylike. Quindi anche lei si veste un po' a seconda di quello che è il suo mood, di come si sente. Se c'è però una cosa di cui siamo sicuri e certi è il fatto che i suoi outfit siano estremamente curati nei minimi dettagli, studiati rigorosamente. Gli accessori hanno un ruolo importantissimo, spesso tutto un outfit si può basare su un unico accessorio. E lei esagera molto anche con le grandezze degli accessori, nonostante sia molto minuta, quindi va un po' contro quelle che sono anche le regole. Vediamo un po' quali sono i suoi capi must, comunque quelli che compongono un po' il suo guardaroba. Sicuramente i look invernali sono molto più interessanti proprio perché c'è più gioco di layering, più capi importanti, ma credo che allo stesso modo anche quelli estivi possono essere un buon punto di riferimento. Miroslava, data la sua altezza, gioca moltissimo con le lunghezze mini che la vanno a slanciare moltissimo. Indossa spesso abiti mini e gonne mini. Anche qua si diverte molto con il mix di stampe o la scelta proprio di stampe più eccentriche, più particolari, che danno un twist in più a tutto il look. Secondo suo segreto per sembrare anche più alta e più slanciata è quello di scegliere spesso degli outfit monocromatici o comunque con colori della stessa palette. Questo è un segreto molto importante che tutte coloro che fanno parte della categoria petite o che comunque vorrebbero slanciare la propria figura,
dovrebbero mettere in atto. Infatti, vestirsi di un colore monocromatico, come ci insegna proprio Miroslava, la nostra figura sembrerà subito molto più alta e imponente. Quindi, sicuramente Miroslava gioca molto con le stampe, ma lascia molto spazio nel suo guardaroba anche a capi in tinta unita. I colori che porta sono tanti, da palette più neutre a palette più accese, quindi proprio libera scelta a ciò che più ci piace. Altro capo essenziale all'opposto della lunghezza mini è la lunghezza maxi, o comunque quel maxi midi, più tendente però direi al maxi. Miroslava infatti non ha paura di indossare lunghezze davvero over, come per esempio cappotti e trench. I cappotti sono probabilmente uno dei suoi capi preferiti, ce ne ha mostrati tantissimi in questi anni, tutti davvero strepitosi, di colori molto interessanti, molto belli. Lei sceglie quasi sempre questi cappotti molto importanti che vanno a fare l'outfit, che sono protagonisti, molto belli, modello quasi sempre dritto, che automaticamente, nonostante la lunghezza maxi, la slanciano molto. Sarà anche per lo styling che c'è dietro. Lo porta sia in una versione più elegante, sia in una versione più casual. Anche il trench, come dicevamo prima, è uno dei suoi capi must per le mezze stagioni. Anche in questo caso il trench lo porta quasi sempre o aperto o con la cintura bella stretta in vita, in modo tale da andare a creare un po' una silhouette a clessidra. Non manca mai anche il blazer, uno dei capi principali per una businesswoman come lei, porta in tanti modi, abbinato a gonne midi, shorts, mini dress, diciamo che va molto a gusto e a come deve costruire l'outfit. Sicuramente dà un'impostazione più severa, più autoritaria, e per questo ci piace molto. Anche il tailleur e i set coordinati in generale sono uno dei capi must del suo guardaroba. Il tailleur gliel'abbiamo visto indossato tantissime volte e in tanti colori diversi, dai più neutri anche qua a quelli più accesi, più divertenti. Lo abbiamo visto portato sia chiuso, e quindi anche in questo caso, come dicevamo prima, un unico colore che va a allungare molto la figura, oppure anche portato aperto con sotto una camicia, un top, che vada a renderlo invece più interessante dal punto di vista visivo. I set coordinati sono anche questi una sua grande scelta, proprio perché non vanno a spezzare la figura. Altro capo must sono i jeans, che non mancano quasi mai nel guardaroba di queste icone del mondo della moda, proprio perché sono un capo molto trasversale. Anche Miroslava ci dimostra come può essere portato per diverse occasioni. Mi piace particolarmente come lo porta lei e come riesce a dargli una vita sempre diversa a seconda appunto di come lo abbina. Secondo me, come vedi qua, gli abbinamenti sono particolari, non i soliti abbinamenti. Riesce sia a portarlo nel modo più casual, ma anche a dargli un'aria molto più importante e molto più sofisticata, nonostante si tratti di un jeans. Finiamo con le ultime due calzature. Come ti sarai accorta, Miroslava rinuncia rarissime volte ai tacchi, soprattutto ai tacchi con il plateau. Sono per lei essenziali, sicuramente perché la aiutano notevolmente a slanciare la figura e a rendere qualsiasi look più completo e più definito. Miroslava consiglia, se si è petite, di non rinunciare per nulla al mondo ai tacchi. Un po' difficile da portare, forse per la vita che fa lei, per chi deve camminare e spostarsi da un lato all'altro della città con metro e mezzo, macchina, motorino, qua e là, è un pochino più difficile. Però, a ognuno poi la sua scelta. L'ultima calzatura che ti inserisco, che è una calzatura prettamente invernale, si tratta degli stivali Quissard. Gli stivali Quissard, lo abbiamo detto tante volte, aiutano molto per chi è petite e per chi ha anche le gambe più corte rispetto al busto. Infatti aiutano molto a slanciare la figura. Miroslava li porta anche in questo caso in maniera davvero bella. Mi piacciono molto i suoi look. Quasi sempre li porta con sotto un jeans skinny, oppure li porta semplicemente con un vestito, però anche l'idea del jeans skinny sotto mi piace molto. Lei esagera moltissimo con il Quissard, quindi lo fa proprio alto, che arriva a metà coscia, un po' più difficile da trovare e anche secondo me più impegnativo da portare rispetto a quello che arriva poco sopra il ginocchio. Quindi questi un po' i capi must della nostra Miroslava Duma. Spero che questo video ti sia stato d'aiuto, se così è stato ti ricordo di lasciare un like e di iscriverti al canale, e noi ci vediamo nel prossimo video.